Perché noi ci siamo lasciati col pubblico nelle scorse puntate di Capodanno, se ve lo ricordate, tanto tempo fa, Capodanno, e noi, pensate, a Capodanno stavamo sul balcone, tutti quanti in zona rossa, senza vedere parenti e amici, no? Ve lo ricordate? Ve lo ricordate tanto tempo fa? Come adesso. Come adesso, sì, però. Però a Capodanno, tanto tempo fa, noi non potevamo uscire, capito? C'erano i negozi chiusi, lo ricordate? No? E c'era il Come come adesso. adesso, sì, vabbè, però a Capodanno non si poteva, pensa, addirittura, se ve lo ricordate, non si poteva andare al ristorante perché erano chiusi, insomma, Come come adesso. adesso. E allora, cioè, mi state a dire, in altre parole, che non è cambiato da Capodanno fino adesso una beata, un beato, un, niente, non è cambiato nulla. Questo mi state a dire. Sapete che cos'è? È che forse non è cambiato nulla, ma siamo cambiati noi, anche intimamente. Sì, è che noi umani, italiani anche, al lockdown, oh, ci stiamo abituando, purtroppo. Noi incominciamo ad andare a letto presto. Ci dimentichiamo il contatto fisico. Basta, no? La voglia di stare insieme ormai ci è passata, la voglia di fare caciara. Il nostro adesso è un mondo in cui il tampone, la mucchina e le mascherine sono diventate accessori del tutto naturali da prendere prima di uscire di casa. Le chiavi, il tampone, mascherina, occhiali da sole e ombrello, cellulare, quelle cose lì. Ci siamo abituati ormai anche al delivery, il delivery, che ormai è diventato di linguaggio comune, no? Il delivery, come fai a non capire? Mia zia Pina, che faceva i gnocchi da casa, faceva il delivery al contrario, faceva delle porzioni industriali dei gnocchi per tutti e li distribuiva, anzi li tirava tante volte per farli arrivare ad ogni parente. Adesso anche zia Pina si fa portare i gnocchi dal delivery, quindi telefona al delivery, portatemi i gnocchi. Tutto cambia. A parte gli scherzi, per carità, ci sono finalmente i vaccini. In Italia di vaccini ne abbiamo solo quattro, in effetti, approvati dall'AIFA. Sono Pfizer, Moderna, AstraZeneca e adesso nuovo nuovo è Johnson & Johnson. Noi però, noi italiani, aspettiamo con ansia quello italiano, il vaccino tricolore, che si chiamerà. Già gli hanno dato il nome, l'hanno battezzato Reitera con l'accento sulla era. Reitera. Visto però che sarà pronto non adesso, ma ci vuole ancora verso la fine dell'anno, io l'avrei chiamato Reitera, cioè futuro. Quindi voglio dire. E che poi io dico, scusami un attimo, la bellezza di questo vaccino è che è una dose sola. Ma tu, scusa, è una dose sola, senza richiamo, e tu lo chiami Reitera? Allora sei scemo. Chiamalo, per essere una dose sola, una botta e via. Vaccino che si chiama Cosa Fatta Capo A. Diciamo che è un vaccino che ci inorgoglisce perché è un vaccino di casa nostra. Oh, noi italiani sarà un vaccino totalmente diverso, fatto a mano, casareccio, più buono perché magari sarà, che ne so, spremuto a freddo, macinato a pietra, trafilato al bronzo. Sai che bello, no? Con quelle, come solo noi italiani sappiamo fare. Per cui qualcuno ha pensato di fare delle varianti, che sono varianti al tartufo d'Alba, il bel vaccino ai funghi porcini, ai carciofi romaneschi, all'anduia pure, secondo me deve essere una grafica, il vaccino all'anduia è un po' pepato, ma è efficace. Comunque, come se non bastasse, a tutta questa disorganizzazione si aggiungono anche i Novax. Scusami un attimo, noi sappiamo esattamente cosa ci sia dentro il Gaviscon che fa schifo? No, c'è cioè il bruciore e te lo prendi. Ad esempio, sappiamo cosa c'è dentro questa pasticca effervescente? Quella che prendiamo quando abbiamo il mal di testa, quando abbiamo un inizio di influenza. Io questa la prendo, ma non è che vado a leggere o mi informo esattamente cosa ci sia, perché dice, beh, ma c'è il bugiardino, è la guida, leggi quella. Ecco, ma voi avete mai letto il bugiardino? Personalmente non ho mai letto bugiardini.
Ma la mia non è paura di sapere cosa ci sia dentro la medicina. Il mio è il terrore di aprire il bugiardino, non riuscirlo a ripiegare per metterlo dentro la confezione. Non ho mai visto un essere umano capace di rinfilare il bugiardino dentro la confezione. Io ho buttato confezione di medicine che non riuscivo a chiudere, vaffanculo, le ho buttate al secchio. Mo io. Vaffanculo. Mo dici, sarà tutto vero? Io ho i miei dubbi. D'altronde, se si chiama bugiardino, un motivo ci sarà che ti vedo.